Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Estate in Appennino. Oggi ci troviamo a Pieve Pelago. Bravo! Oggi ci troviamo a Pieve Pelago e abbiamo in programma una camminata abbastanza semplice nei dintorni proprio del centro del paese. Ci troviamo lungo il fiume, nel lungo fiume di Pieve Pelago, nello Scoltenna. Da località La Fola, dove ci troviamo adesso, arriveremo a piedi a Modino. Si tratta di una camminata, bravo, di circa 4 km pianeggiante. Questa è una caratteristica di Pieve Pelago, che ha questo lungo fiume in pianura, sostanzialmente senza dislivelli particolari, molto molto lungo, che si presta benissimo per passeggiate tranquille anche con i bambini. Quindi partiamo! Una delle prime chicche che si incontrano lungo il sentiero è il ponte medievale della Fola. È una struttura risalente all'alto medioevo. I primi documenti che ne attestano l'esistenza risalgono al 1028. Il ponte era stato costruito per permettere il passaggio del fiume Scoltenna. I ponti andavano costruiti in punti particolari, in strettoie, dove ci fossero appoggi lungo gli argini che consentissero la costruzione proprio di ponti. Il ponte della Fola era uno dei quattro ponti principali che nel Medioevo permettevano il passaggio dello Scoltenna. C'era il ponte della Fola, il ponte alto della Fola, che si trova più verso la Toscana, a Fiumalto, quindi oltre Pieve Pelago, poi c'era il ponte dei Leoni a Strettare e più giù il ponte di Olina a Pavullo. Tutti e quattro i ponti sono oggi ben conservati, ancora esistenti per fortuna, visitabili e transitabili, percorribili a piedi, e ci danno ancora oggi la testimonianza di quanto fosse importante la regione del Frignano per mettere in collegamento l'Emilia con la Toscana. Tutta la camminata che collega la Fola con il Modino e costeggia quindi l'abitato di Pieve Pelago corre proprio lungo il fiume Scoltenna, e in alcuni tratti si può scendere sul fiume per giocare un pochettino, per prendere il sole e per rinfrescarsi. Cani, animali, bambini, tutti quanti. L'origine del nome Fola è secondo alcuni legato ad una parola di origine longobarda, secondo altri è legato al termine fola, che significa favola, e dalle numerose favole che raccontavano i pastori che qui si riunivano. In passato la costruzione dei ponti era una vera e propria impresa, e i ponti erano quindi luoghi che destavano meraviglia, erano anche luoghi temuti, legati a leggende, e spesso legata ai ponti è la figura del diavolo. Molti ponti portano come secondo nome il nome Ponte del Diavolo, o perché a lui si ricorreva per fabbricarli, in quanto costruiti in luoghi remoti o inaccessibili, oppure proprio perché, come nel caso del Ponte della Fola, si credeva che il diavolo spesso passasse in queste zone. Il grosso masso che sta alle mie spalle si chiama infatti Banchina del Diavolo. Nel tempo è stato eroso dalla forza dell'acqua dello Scoltenna, che qui in periodo autunnale raggiunge una delle sue massime forze, in quanto abbiamo una strettoia naturale. E in passato però ricordava un vero e proprio divano, una panca in cui si diceva che il diavolo spesso si fermasse a sedere. La Banchina del Diavolo si trova in una delle zone più pescose del torrente Scoltenna. Questo grande masso naturale crea un ostacolo alla corrente che, lavorando alla sua base, crea delle zone molto profonde dove si trovano i pesci più grandi. La leggenda vuole che il diavolo venisse spesso a sedersi su questo grosso masso fatto a forma di panchina e fosse infastidito dalla presenza dei tanti pastori che nei pressi del ponte raccontavano le loro favole. Quindi, per allontanarli, scatenò una grandissima tempesta con tuoni, fulmini, vento, e loro, spaventati, scapparono. Come in tutte le leggende, anche in questa c'è un fondo di verità. La strettoia della Fola è infatti un punto in cui il vento spesso si incanala, aumentando la sua forza, creando delle vere e proprie tempeste che agitano le fronde degli alberi. Lungo il fiume Scoltenna, nei punti in cui la corrente è un pochettino minore,
trovano tantissimi girini di rospo che proprio in questo momento dell'anno stanno facendo il loro processo di metamorfosi. Alcuni girini sono in uno stadio già avanzato e hanno le zampette, quindi ormai stanno diventando dei piccoli rospetti. Tra i predatori più temuti dagli anfibi ci sono le trote, che ovviamente abbondano nello Scoltene e nei torrenti in generale dell'alta montagna. Ma i girini di rospo hanno un'arma segreta, una sostanza tossica che li protegge proprio dai predatori. Camminata dalla Fola al Ponte Modino prosegue poi per un lungo tratto lungo una pista ciclabile asfaltata dove si può transitare tranquillamente a piedi oppure in bicicletta. Il lungo tratto a piedi lungo l'alveo dello Scoltella regala dei panorami bellissimi sulla chiesa di Pieve Pelago e anche sulle chiese delle frazioni, sulla chiesa di Sant'Andrea Pelago e sulla chiesa di Rocca Pelago. Arrivati a Modino, la camminata prosegue sotto il settecentesco Ponte di Modino. E poi si arriva al laghetto di pesca sportiva Oasi Serena. È proprio a Modino che la camminata abbandona il fiume Scoltenna e costeggia invece il torrente Tagliole, che scende dalla zona del Lago Santo e nasce a Foce Giogo. Dal laghetto Oasi Serena di Modino vi diamo appuntamento alla prossima camminata. Il nostro piccolo giro di oggi è terminato. Potete trovare tutte le informazioni sulle prossime camminate della Via dei Monti sul sito www.laviadeimonti.it.